Allora, a un certo punto io finisco le Olimpiadi nel 77, vado a lavorare per Veneziani, che era un amico, ho fatto l'Afton Cup a Trieste, quindi mi dice dai, non so cosa fare della mia vita, devo essere sincero, e mi fa dai, prendi il furgone, vai in giro per le regate e promuovi i nostri vernici, tutti i nostri prodotti. Arrivo a Puntale, c'era il campionato italiano e selezione per l'Admiraz a Puntala del Tuttoner. Arrivo col mio furgone e comincio ad andare sulle barche una volta. A un certo punto, uno, Deception, Sergio, mi vede e dice: cosa fa qua? Trentino lui, però parlava diretto perfettamente. E sono qua a promuovere le cose della veneziana. No, tu ti vieni in barca con noi, stai timoni qui. Va bene, però dopo io devo, sì, no, la sera ti puoi fare quello che ti vuoi. Ok, allora faccio le regate, capita, c'era Vanina, Iena, Dilda, c'erano tutto il top. Le barche grandi di allora, c'era, perché erano le più grandi. C'era Dennis Conner, Tom Blackallen, Dick Weaver, Gary Wiseman, c'erano tutti a bordo di queste barche italiane che dovevano selezionarsi per l'Alga. Io arrivo con Deception, che era una barca vecchia, abbandonata da tutti, e questi amici trentini erano per divertirsi. Cioè, capita, culo, non so, insomma, destino, parto a mura sinistra due volte davanti a Dennis Conner. Allora dico, che era timoniere di vicino, fa: Cino, ma chi è quel biondino che si permette di passarmi sul naso? Sì. E allora credo che lì si è emozionato Cino e poi mi chiamò. Va bene.